Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di COD Drum Heads. Dominate un po'. Oggi proviamo queste nuove pelli modello DNA coated e andiamo a vedere un po' come suonano, come sono, eccetera eccetera. Io queste pelli della COD le ho già provicchiate, però in realtà non le ho mai testate bene, quindi oggi voglio andare a capire tutto di queste pelli. Even though I never stand by your side, I never ask how you play. Allora, senza stare tanto qua a dirci queste pelli come sono, di qua e di là, vi do giusto due o tre informazioni e poi andiamo a sentirle. Per prima cosa, non ho solamente questa pelle qua, che è una pelle da 14 DNA, ma ho tutto il set di pelli, perché Gabriele Beatrice, che è il distributore ufficiale italiano di COD, che tra l'altro è il ragazzo che avete visto anche nell'intro, mi ha mandato tutto il set di pelli per la mia batteria. Quindi, a parte che monterò la batteria 2 tom 2 timpani, che a me piace tantissimo, e come potete vedere ho pelle da 10, pelle da 12, pelle da 14 per il rullante, pelle da 14 per il timpano, pelle da 16 per l'altro timpano. Quindi ho tutto, sono a posto. Ta ta ta, ok. Quindi adesso andiamo a sentirle, ma prima ne prendo una. Allora, la pelle viene venduta così. Poi, se noi andiamo ad aprirla, al suo interno, oltre a trovare la pelle ovviamente, c'è anche questo foglietto qua. Questo foglietto qui ci spiega un po' di cose sulla pelle, a parte dirci il modello. Ci dice anche la dimensione, cioè il diametro, e poi ci dà un po' di specifiche. Praticamente questa pelle qua che andiamo a provare oggi è una pelle normalissima, perché io a Gabriele, quando mi ha chiesto che pelli volessi provare, io gli ho detto: guarda, io di solito uso il doppio strato, però per provare una pelle da zero, diciamo una pelle che non conosco, mi piacerebbe provare una monostrato, perché secondo me le monostrato, quelle normali, quelle proprio semplici di una marca, sono quelle che ti fanno capire veramente come suona un certo tipo di pelle. Mi sono arrivate queste DNA, che sono le monostrato normali, e voglio provarle su tutto il set, che siano tom, rullante, timpano, tutto. Quindi queste pelli qua praticamente sono tutte monostrato, e l'unico strato che c'è è spesso 10 mils. Vi ricordo che 10 mils significa 10 millesimi di pollice. Di solito la batteria, i piatti, le dimensioni, tutto quello che riguarda la batteria si misura in pollici. I mils sono i millesimi di pollice. In base a quello che c'è scritto su questo foglietto, che poi andremo a verificare dopo, questa pelle qua è una pelle molto versatile, con un uso che può andare da medio a pesante, quindi sia per chi suona jazz, funky, sia per chi suona rock pesante, e in più, molto importante, ha un attacco molto pronunciato, quindi molto deciso, e un sustain medio. Quindi, allora, vi ho detto tutte queste cose, ma solo leggendo questo foglietto, quindi andiamo a vedere se dice la verità. Solitamente dentro ogni timpano io vado a mettere un pezzettino di cotone per far sì che smorzi un po' il suono, nel senso che faccia suonare un po' meno il timpano, cioè gli lasci l'attacco normale ma poi la coda decada più velocemente. Invece adesso voglio andare a togliere tutto dal timpano, lasciarlo vuoto e mettergli questa pelle qua, proprio per provare quanto è veloce il decadimento del suono. Ok, pelli montate, le ho accordate senza stare a spaccarmi la testa e trovare la cosa giusta, no, però sentite che suono che fanno già. Mi sono dimenticato di dirvi che ho montato anche quella del rullante uguale ai tom, sempre una DNA coated singolo strato, e sentite? Unica cosa che è ancora un pochettino da modificare sono i timpani, perché i timpani, se li sentite, suonano un po' troppo lunghi. E raga, è normale, soprattutto su un timpano da 16, una pelle monostrato, è normalissimo che faccia questa cosa. Quindi trucchetto che ho tolto prima, lo vado a rimettere. Vado a mettergli dentro un pezzettino di cotone. Ecco qua, in pratica posso andarlo a sminuzzare tutto o a lasciare così. Io faccio due palline un pochettino più grandi in questo modo e vado a mettergliele dentro. Vi faccio sentire la differenza di suono. Così non ha niente.
Ovviamente essendo monostrato risuonano, però in realtà è una figata perché quando risuona un pochettino la pelle significa che respira. Quindi anche se quando suono il timpano, ad esempio, se suono il timpano risuonano anche un pochettino i tom mentre lo suono, non cercate il suono secco, tu, finito. Invece sentite che figata. Quindi queste pelli mi piacciono un sacco perché effettivamente è vero quello che c'era scritto sul foglietto. Hanno un attacco pazzesco, cioè se sentiamo ad esempio i tom, hanno un attacco ben pronunciato e un decadimento del suono abbastanza veloce. Quindi sono veramente versatili perché riescono ad avere quello che una pelle deve avere. Cioè un bel attacco, un attacco bello potente, soprattutto per quello che suono io, che suono principalmente funky, rock, questa roba qua. Per quanto riguarda i timpani, devo ammettere che io praticamente non ho mai usato una monostrato sul timpano, è quasi la prima volta che la provo. E effettivamente è molto figo perché si apre attacco. Con le doppio strato durano di più, è bello perché hai un suono forse un po' più ciccio, però manca un po' di attacco, quindi ci devo pensare. Spero di poter provare presto anche quelle doppio strato e magari fare la differenza tra le due, monostrato o doppio strato, cosa cambia, ma vediamo, speriamo di riuscire a farlo. Ultima cosa importantissima secondo me per una pelle è la questione dinamica. Quanto riesce a mantenere il suono bello una pelle quando è suonata pianissimo? Quindi dopo aver cercato qualsiasi tipo di difetto di queste pelli, niente, vi dico che sono molto fighe e se non sbaglio anche come prezzo non sono niente male. Quindi qui sotto in descrizione vi lascio il sito della Cord, andate a dargli un'occhiata perché ovviamente ci sono un sacco di tipi di pelli diverse e tra l'altro arriverà anche un video dove vi farò vedere un'altra pelle per esulante completamente diversa da questa, con una concezione completamente diversa, ma poi vabbè, vi aggiornerò. Intanto se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, scrivetemi qui sotto nei commenti e ricordatevi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale cliccando qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!